Un cordiale benvenuti nell'ennesima puntata di Dottor Wisp, la trasmissione che, come dico sempre e come ripeterò sempre, è un servizio che Wisp, insieme per il 2018 a Omnibus Salute, dà a tutti i podisti, a coloro che podisti o sportivi non sono, a coloro che presto lo saranno. E vado subito a salutare il Dottor Wisp di oggi, che è il Dottor Rocco Santarelli, lo ringrazio per essere con noi. Medico, psicoterapeuta, ovviamente un consulente di Omnibus Salute, che è il nostro partner di tutti i giorni. Dottore, oggi parleremo di un argomento forse ostico, ma che prima o poi interessa tutti quanti noi, ed è l'invecchiamento. Che cos'è l'invecchiamento e che cosa succede al nostro organismo quando, col passare del tempo, diciamo, il tempo stesso fa sentire il suo influsso? L'invecchiamento è un fenomeno, un processo previsto da madre natura, quindi riguarda tutti appunto. Dal raggiungimento della maturità in poi tutti invecchiano, cioè vanno incontro a un logorio, a un declino progressivo delle funzioni dei vari organi e anche della morfologia, della struttura fisica nel suo complesso. Come vediamo dal contributo, praticamente e ovviamente tutti gli organi sono interessati dal processo di invecchiamento, ma lo sono in maniera simultanea? Si invecchia in maniera armonica o può capitare che vi sono degli aspetti che invecchiano in maniera più precoce nel nostro fisico? Una prima particolarità ce l'ha il cervello, perché il cervello è un organo che mantiene una capacità di apprendere anche in età avanzata, quindi invecchia mentre continua ad apprendere. Per il resto abbiamo un declino, una perdita progressiva di efficienza funzionale che non è uniforme. All'interno dello stesso individuo possiamo avere degli organi che invecchiano più rapidamente, altri che invecchiano più lentamente, e anche così tra individuo e individuo ci sono persone che invecchiano per certi aspetti anticipatamente rispetto ad altri che mantengono più a lungo delle capacità meno logorate. Potremmo dire che la nostra quasi paura di invecchiare è data proprio dal fatto che il nostro cervello continua a vedersi giovane, mentre invece il fisico dà i segni di squilibrio. Beh sì, questo in realtà richiede un lavoro di adattamento ai cambiamenti dell'organismo. Quindi ci si osserva, ci si vive nel progressivo invecchiamento e ci si adatta all'invecchiamento. Questo è un lavoro graduale, magari non ne siamo consapevoli, però è così. C'è una stretta relazione ovviamente fra mente e corpo. Questo vale anche per i processi di invecchiamento? Sì, per la mente abbiamo la parte che potremmo chiamare l'hardware, che è rappresentata dal cervello, e poi abbiamo la parte psicologica, che riguarda gli aspetti della vita, l'arco dell'esistenza. Quindi dal punto di vista del cervello, purtroppo, essendo un organo, il cervello è sottoposto all'invecchiamento, cioè sia la parte nervosa strettamente legata ai neuroni va incontro a una perdita. Si stima che dai 25 anni in poi noi perdiamo progressivamente il numero dei neuroni, anche se aumentano i collegamenti fra i neuroni. Però il cervello è sottoposto al necessario rifornimento energetico e di ossigeno da parte del sistema vascolare cardiocircolatorio, e quindi un invecchiamento precoce del sistema cardiocircolatorio purtroppo si ripercuote anche sul cervello. Quali sono quindi i fattori che vanno ad accelerare il processo di invecchiamento? Allora, diciamo innanzitutto che nel nostro patrimonio genetico è scritto quello che sarà il funzionamento rispetto all'orologio biologico, quindi noi abbiamo previsto un certo processo di invecchiamento che si sviluppa in un tempo già prefissato. Possono però intervenire fattori ambientali, fattori di vita, che accelerano perché aggiungono un logoramento, uno stress esterno a quello che sarebbe stato il nostro progetto di invecchiamento. E diciamo, gli studi si concentrano molto su questo, perché sono i fattori ambientali, quelli non genetici, che possono permetterci di intervenire e migliorare
l'invecchiamento, cioè ridurre la velocità di invecchiamento. Come dicevamo, l'invecchiamento, visto che è anche in qualche modo influenzato dal sistema ambientale, può andare di pari passo con quella che è l'aspettativa di vita, ovvero si diventa più vecchi più avanti con un'aspettativa più generosa? Certamente noi consideriamo che nell'ultimo secolo il numero degli ultra 85 anni è aumentato di più di 20 volte. Questo non perché sia cambiato il cronoprogramma biologico che sta nel DNA, ma perché sono migliorate le condizioni di vita ambientali. Abbiamo avuto i progressi della medicina, abbiamo avuto un comfort nelle situazioni di lavoro, nelle nostre case c'è la climatizzazione d'inverno, d'estate. Tutto questo aiuta l'organismo a porsi al riparo da fattori logoranti esterni e quindi ci ha permesso di allungare l'aspettativa di vita. Adesso la speranza di vita mi pare sia 85 anni per le donne, 80 anni per gli uomini. Ma aumenterà in futuro. Sentiamo sempre parlare di un'aspettativa diversa per uomini e donne, come se uomini e donne non invecchiassero allo stesso modo. Potrebbe essere una cosa del genere? Le differenze sono evidenti. Se ci fermiamo all'aspetto endocrinologico, la più grossa differenza sta nella progetto procreativo della donna, che ha quindi un apparato riproduttivo e ha un sistema endocrino che è fatto in modo da esaurire la sua funzione intorno alla ai 49, 50, 51 anni mediamente. Quindi la donna vive un'età feconda, un'età in cui può riprodursi e poi una cessazione della funzione sia riproduttiva che endocrina al termine di questo periodo. Riusciamo anche a individuare una fascia di età nella quale può avvenire questo processo? Questo che fa seguito alla esatto. conclusione, e quindi dai 50 anni in poi il sistema endocrino della donna si riadatta e per il venir meno della produzione di ormoni, di steroidi sessuali femminili, appunto con la conclusione dell'attività dell'ovaio. Però nella donna questa modificazione, che non è drammatica, può anche diciamo, essere vissuta in una maniera come se fosse un riadattamento che consente poi a lei di vivere altri 35 anni almeno dopo la menopausa, e va affiancata alle particolari caratteristiche che ha la donna nelle sue attività che coprono la casa e la vita relazionale. Infatti, ecco, vediamo in questa slide che man mano che lei ci illustra l'argomento è sempre più chiara, effettivamente la donna si riscopre in base all'età e quindi all'avanzamento, diciamo all'invecchiamento, con dei ruoli diversi. Esatto, io ho cercato di riassumere, sono concetti un po' complessi, però approfittiamo per grandi linee dire che dopo l'interruzione della funzione ovarica endocrina della menopausa, poi abbiamo delle tappe e ci sono i figli che sono cresciuti, che conquistano la loro autonomia e allora abbiamo la cosiddetta sindrome del nido vuoto. La donna si rimette in gioco in genere diventando nonna e questo diventare nonna è una specie di riedizione della maternità perché poi si prenderà cura dei nipoti. E poi c'è la conservazione del suo ruolo in casa per assistere gli anziani genitori propri, assistere il coniuge qualora abbia bisogno di questo, quindi la donna mantiene un suo ruolo. Possiamo dire che probabilmente proprio la società moderna ricoinvolge proprio a pie pari le donne, perché con i genitori sempre più impegnati, oggi il ruolo della nonna è molto affine a quello della mamma, io credo. Certamente, questo prendersi cura che potrebbe anche riguardare gli uomini, però che certo. tradizionalmente rimane una prerogativa femminile, mantiene attiva la donna, mantiene alle prese con i problemi e quindi anche con l'ambiente che la circonda. Tutto questo mi farebbe pensare che per uno psicoterapeuta i clienti donne sono molto meno, perché probabilmente hanno un approccio con l'invecchiamento decisamente sì, meno difficile. Fatti, sì, grazie della domanda, però nei fatti le donne hanno più cura di sé, ecco. E quindi riconoscono più facilmente situazioni di disagio e quindi sia dal medico che anche dallo psicoterapeuta si rivolgono più frequentemente. Ah. Approfitto per dire che il corrispettivo maschile
è l'uscita dal mondo del lavoro, un momento, una fase in cui ci viene richiesto all'uomo di fare un riadattamento esistenziale dopo aver lasciato un mondo, dei rapporti, un ruolo. E questo lo possiamo considerare analogo sul versante psicologico alla menopausa della donna. Molto più traumatico probabilmente per il ruolo che l'uomo lascia e per il mondo che poi deve letteralmente ricostruirsi da capo quasi. È uno stress che richiede capacità di adattamento. Ci sono uomini che ce le hanno di più, uomini che hanno possibilità di, anche loro di ritrovare un ruolo, uomini che hanno più difficoltà, devono essere aiutati. Varia molto da situazione a situazione. Che cosa possiamo fare, dottore, per arginare in qualche modo questo processo di invecchiamento? Allora, bisogna innanzitutto pensare per tempo, cioè all'invecchiamento non bisognerebbe pensare quando l'invecchiamento è alle porte, bisognerebbe condurre uno stile di vita fin da giovani che permetta al corpo di mantenersi abbastanza in buona forma per affrontare poi il declino in buona salute. Quindi quelli che andiamo a dare sono dei consigli che noi non diamo prevalentemente a degli anziani o a coloro che stanno in età avanzata, ma un po' per tutti, esatto. Perché si lavora per l'ultimo periodo sin dall'inizio. Esatto, questo è sempre più chiaro. E allora, diciamo, la prevenzione riguarderebbe quattro grosse aree di possibile intervento sulle quali, diciamo, porre attenzione fin da giovani. La prima, direi, è quella dell'alimentazione, cioè quello che noi introduciamo nell'organismo. L'alimentazione è sempre più oggetto di attenzione da parte della medicina preventiva. Noi abbiamo raggiunto un certo benessere per cui non ci mancano le possibilità di alimentarci, ma abbiamo perso un po' nella qualità di quello che assumiamo. Allora, in questo mi permetto di fare una domanda specifica che mi si chiede e che vedo anche riportata nel contributo, la carenza di vitamina D. Quanto sia importante l'integrazione di questa vitamina nell'alimentazione? La vitamina D è una vitamina particolare, qualcuno la chiama addirittura un ormone. È molto importante e ha la peculiarità di essere legata all'esposizione alla luce solare. Ci sono condizioni diverse per le quali c'è magari un cattivo assorbimento e le spiegazioni di una carenza di vitamina D sono altre, però principalmente nelle condizioni in cui c'è una scarsa esposizione alla luce solare, quindi soprattutto nei periodi invernali, possiamo riscontrare dei cali nella quantità assorbita di vitamina D. Questo si ripercuote poi sul metabolismo del calcio e quindi può portare all'osteoporosi. Perfetto. Quindi accertata una carenza bisognerebbe integrare. Altri aspetti, altri fattori che possono arginare sono anche fattori ambientali, come dicevamo prima, come ad esempio l'intrattenere rapporti sociali. Non è secondario e mi fa sempre piacere poterlo dire, e lo posso fare, devo dire, un po' in tutti gli argomenti, la pratica sportiva. Sì, diciamo che l'altra area importante attiene al mantenimento di funzioni sia relazionali sia psichiche, richiedono che l'anziano non vada incontro a una emarginazione sociale. Diciamo che l'attività sociale è comunque uno stimolo importante per il cervello. Certamente, perché l'uomo ha bisogno di rapporti sociali, quindi l'anziano che rimane solo, che frequenta poche persone, che magari si chiude in casa per paura di ammalarsi, in realtà rinuncia a un apporto molto significativo perché mantenga una vivacità sia psichica che affettiva. E chiuderei appunto con un accenno all'importanza della pratica sportiva. Ecco, la pratica sportiva, diciamo. Come e quando? Diciamo che innanzitutto l'esercizio fisico, diciamo, è molto utile, perché contrasta con gli effetti più evidenti dell'invecchiamento, che sono la perdita di forza, la perdita di agilità, la perdita dell'equilibrio. Quindi l'esercizio fisico su questo è importante. L'attività sportiva aggiunge anche competizione, calcolo, strategia, socialità e poi non dimentichiamo, spesso la si pratica in luoghi aperti, a contatto col verde e con la natura, e tutto questo non può che far bene.
Insomma, mi fa piacere, lo dicevo prima, concludere con il consiglio più importante, ossia sport, alimentazione sempre a tutti i livelli. Ringrazio il dottor Rocco Santarelli per essere stato dei nostri. Lo Grazie ritroveremo quando vorremo presso gli studi di Omnibus Salute. Ovviamente io saluto tutti i nostri telespettatori, do appuntamento alla prossima puntata.